Ma che fine ha fatto sto meccanico? Alleluia. Scusi. Ma allora Sì, dillo, quest'auto. dillo. Ma una domanda, Ah, sì, mi sei. ricordo, lei è quella che me l'ha portato l'auto, Sì, ok, ma io vorrei ovviamente, capire una cosa, dillo. ma che fine ha fatto Pierce? Lo so. No, non so dove possa essere il suo compagno. Vabbè. Sinceramente non so dove sia. Comunque nel resto mi dica le informazioni su quest'auto allora. Allora, io come già l'avevo detto, è un'auto di grande valore, cioè ne esiste solo una in tutto il mondo e non so come abbiate fatto a trovarla e dove l'avete trovata, non lo voglio nemmeno sapere. Ti posso solo dire l'unica cosa che ho scoperto è che questa turbina qua dietro può attivare un qualcosa, non so cosa di preciso, ci devo ancora lavorare su, però può attivare qualcosa di molto molto importante, è che non, come ti ho già detto, non so che cosa. Ho capito. Vabbè, riferirò a Pierce. Forse starà all'interrogatorio di Leon Kennedy. Vado a vedere. Ah, dovrebbe essere la stanza che hanno dato a Leon. Ah, posso. Leon! Ah, Leon! lei. Niente, Sì, mi dica. scusami se ti disturbo. No, Leon. no, vai tranquillo. Io lo so che tu sei una persona di cuore. Tu sei stato con mia sorella a Raccoon City. Avete salvato il più possibile in quella città ormai distrutta, bombardata, che il virus si Lo era so, lo espanso so. troppo. Sai che potrebbe accadere la stessa cosa qui? Senti, dimmi tutta la verità. Lì dentro il QG tra poco ti farà l'interrogatorio. Verrai tartassato da domande. Lo so, però non so, ho paura Chris! di perturbarlo troppo. Chris! Leon, vieni. Sì, Pierce, Guarda, arriviamo! Arriviamo, non vorrei Pierce! farlo preoccupare troppo, ecco. Ascoltami, Leon, abbiamo poco tempo. Parlami un attimo di quello che sai, mentre camminiamo, tanto non se ne accorgono. Allora, come ti ho già detto, Simon ha inventato questo virus. E ha iniettato il virus a queste persone e le ha fatte diventare zombie. È che il problema è che adesso tutti, in quasi tutte le città sono diventati zombie, solo pochi non lo sono. E io ho ucciso il presidente proprio per questo motivo, si stava trasformando. Se si fosse trasformato avrebbe ucciso me e il suo bodyguard, non potevo permetterlo. È fatto per l'autodifesa, capisco. Vabbè. Pierce, Chris, nel mentre vai dal cugino e Leon dobbiamo parlare. eccoci. Sì, buono con Vai avanti, Leon. Leon. Per sempre sopravvissuto a Raccoon City. Come non lo fai? Buona Cosa fortuna, serve? Cosa Leon. serve? Siediti, siediti. Non devi intervenire, Chris, sai. Allora, vedi, ora allora, tu devi dirmi subito questa cosa, perché io sto già a farti un po' così. Tu, perché cazzo ho sito quel presidente? Ho sito. Io non sapevo cosa fare, si stava trasformando in uno zombie. Allora, come penso tu sappia già, si sta evolvendo la crisi degli zombie qua in città. Quali zombie? Praticamente le persone, come è successo già in un'altra città, quella a cui io Chris. sono sopravvissuto, Pierce. purtroppo si stanno spargendo Ah, hai dappertutto questi parlato con zombie lì. E com'è e. possibile sta cosa? Sì. Comunque, non è una cazzata, non ti credo. Com'è possibile sta cosa? Praticamente c'è uno scienziato, si chiama Sai Simon, cosa dice il che codice? ha Sì. inventato, Puoi diciamo, parlare con non so, un l'agente virus interrogato. che. Virus, qual è virus? Pierce, Un virus che Leon è contagia tutti. innocente. È un virus che Basta, contagia tutte le zitto. persone. Spiegami di più, ti ammazzo, spiegami di più. Le fa diventare zombie, più di così non ti posso dire, però esiste un antidoto. Ah, e quale sarebbe? Non lo so ancora ben di preciso, Io, però Iora! non so dirti dov'è. Devi. Perché sei il presidente? Gliel'ho già detto, autodifesa, volevo uccidere me Potevi e il suo chiudere io! bodyguard. Lo potevi Io chiudere in una stanza! Zitto non tu! potevo Lo farci zitto tu! nulla. Lo potevi chiudere in una stanza e dagli l'antidoto dopo! Eravamo nella stessa stanza, come E facevi? scappavi! Ma potevi essere nella stanza e morire! Meglio che morire il presidente! Che ne pensi, scusa?
È una ghiacciaia che hai fatto, non c'è il punto di vista. Io sono l'unico che sa dove, che esiste un antidoto. Non mi prendo un cazzo dell'antidoto, il presidente è morto, basta. Per... Sì, ma il presidente sarebbe morto. Per me può anche venire qua lì del resto. Si stava per me anche venire qua. Non è perché ti del resto. Cugì, si calmi. Calmati. Cugì. Che vuoi tu? La prego, mi dia del tempo. Leon Kennedy, lui potrà sapere la cura di questo virus. Potremmo finire come Raccoon City. Dopo non sarebbe solo il presidente come vittima, ma sarebbero... Ora già si sono... È un 50 mesi. È un matto questo. Basta. Io non sono un matto. La prego, presidente, dia tempo. Facciamo così. Fermatevi tutti, facciamo così. Perché ti do esattamente 2 settimane. Facciamo così, va bene? Mi serve più tempo. Basteranno 2 settimane. Se dopo fra 2 settimane non avrò questo antidoto, famoso antidoto, vi arresterò tutte e tre. Avete capito? Non mi frega niente di voi. Cioè, tenga per favore. È una questione che mi sto mettendo io in mezzo, ok? Arresterò te, ok? Resterà a me e anche Leon. Va bene? No, Leon no, mi sei messo in mezzo stavolta. Arresterò te, ma non sarà un arresto. Va bene. Sarà ergastolo, capito? La tua vita la passerai in prigione. Solamente una cosa. Se verrà arrestato, dia il capitano a Pierce. Io mi sto prendendo le responsabilità perché tu ti sei preso cura di mia sorella in mezzo a quel panico a Raccoon City. Quindi voglio ricambiarti il favore. Grazie. Io e Pierce andremo alla ricerca per arrestare Simmons e facci dire molte più cose. Tu cerca quest'antidoto. Sì, sì, okay? bla, vieni, va. Va bene. Vabbè, io e Pierce andiamo. Buona fortuna, Leon. Leon. Buona fortuna anche a voi. Leon. Sì, dimmi. Sappi che mi fido di te. Andiamo, Pierce. Pierce, capisci? Hai ragione ad essere arrabbiato, dirai... È giusto che direi che sto facendo una cazzata. Sto mettendo in gioco la mia reputazione. Grazie. Il resto è tutto. Hai ragione per pensare questo. Per una persona che ha ucciso il presidente. E questa è una grossa cazzata. Hai perfettamente ragione. Ma io per un amico che ha tenuto cura di mia sorella, mezzo al panico, peggio di qui... Io l'aiuto. Penso avresti fatto anche tu lo stesso. Tu che ne pensi, Pierce? Facciamo un attimo di rifornimento. Va bene. Prendiamoci un attimo e aspettiamo le prossime istruzioni del QG. Pierce, hai fatto questo rifornimento? Sì, vieni solo un attimo. Sì. Arrivo. Dimmi, Pierce. Io non vorrei che vai in carcere per colpa sua, sai? Lo sapessi. Se tu vai in carcere ti devo uccidere. Cosa, Pierce? Perché? Che? So che la mia vita sarebbe finita in carcere. Ma non significa che mi devi uccidere. Perché? Adesso ascolta. Che differenza fa? Se io ti uccido e tu vai in carcere. Tanto non lo saprebbe nessuno. E beh, fai come ti pare, Pierce. L'unica cosa che voglio ora in questo momento è togliere tutto questo casino da mezzo. Ok? Va bene, ora soldato, mettiti in riga, andiamo. Cugino! Ah, ok.
Il QG ci ha detto che è l'ultima posizione è dentro all'aeroporto. Ok? Ok. Hai perso. Sbrighiamoci. Aprire. Su. Veloce. Diamine. Bestia! Non ti muovere! Tu sei stato solamente una talpa! Il secolo perso! Ah! Lo spara a gogo a questo figlio di buona donna! Oh! Hai perso! Non perderlo di vista! Neanche un secondo! Io ce lo ammazzo con le mie mani, l'ammazzo! Non è possibile! Oddio! Oh! Perso! Oh, diamine! L'abbiamo perso! No, vedo ancora la lucina. Diamine! Ma stanno no, tutto in panico. Allora. Qui sopra. Sì. Allora è una macchina blu. Sportiva, questa non è. Salta. C'è niente. Aspetta, forse questa? Questa? No, manca questa. Diamine! Questo farà esplodere tutta la città! Questa no. No, non c'è. Aspetta un attimo, Pierce, fermati un attimo. Vediamo un attimo da qui dall'alto se riusciamo a vederla. Vediamo qua da ramo. Dove diamine sto Simmons? Aspetta. Dove diamine sto Simmons? Eccolo! Pierce! Sali nell'auto! Veloce! Sì. Vai! Scendi! Simmons! No, cosa fai? Oh, sei pazzo, Chris! Giuro che lo ammazzo con le mie mani! Eccolo, è lì. Ancora voi, io non ti credo. Io ti ammazzo con le mie mani. Non hai capito? No. Oh mio Dio. Oh. Bravissimo, oh Dio. Ma chi è? Donna, se riesco. Ah. Ci si mette pure la polizia zombie. Oh mio Dio. Ah. Vai, oh. Dio, vai. Pierce, siamo in difficoltà. Ah. Ci serve la squadra Evo. Io ti ammazzo. Evo, mi sentite? In azione sull'autostrada dell'aeroporto. C'è un criminale che sta correndo con un'auto blu sportiva. Ricevuto. Ricevuto, squadra Alfa. Ah. Giuro che l'ammazzo con le mie mani. Fidati. Giuro che l'ammazzo a questo, l'ammazzo. Non può andarsene via così. Io ti ammazzo, non hai capito nulla. Con questo mitraglione. Ti faccio secco. Ti faccio secco, non hai capito nulla. Ma sono gli attaccati. Oh. Fermo, vieni qua. Ti ho bucato tutt'ero. Come forse. Non lo so. Oh, sta buttando delle granate. È impazzito. Allora, non voglio giocare con le armi forti. Ma Benzo! Distruggiamolo! Oh, eccolo! Benzo, fermo! Manzo! Non ti faccio secco! Dai, fermo qui! Addio! Ah, Benzo! È un ordine! Devi fermarlo! A tutti i costi! Simons, devi dirci perché l'hai fatto. Perché l'ho fatto? Perché hai preso pure gli unici dati che avevamo. Oh, ma pure i civili. Ci hai preso pure gli unici dati che avevamo. Ci hai preso in giro. Sì. Ci vediamo dopo allora. Noi ti stiamo dietro, non hai capito nulla. La squadra Alfa non ha mai mollato a nulla. Mai. QG deve spendere i soldi, non possiamo avere ste auto. No, ma veramente! Io giuro che lo faccio secco. Che giri sta facendo poi? Vorrei capirlo. Io vorrei capire dov'è che sta andando. Più che altro.
Io ti faccio secco! Vai Pierce! È il momento! Vai! Ehi Mons! Tu non hai capito che io ti faccio secco! Non ci penso due volte a piantarti una pallottola in fronte! Non avrei capito niente! Stai fermo! Dottore dei miei stivali! Eppure mi sembravi di buon animo! Sì, dottore, sono mai di buon animo! Mi farà per oggi! Pierce! Ti ordino di usare armi più pesanti. Ma non ha come... Prova a fare il giro verso di qua! Faccio secco! Ah, questi zombie! In queste auto! Yamine! Ma come guarda lì come guida! Tutto sbandato! Ti faccio secco! Ah. Lanciarli. Che bomba! Non dobbiamo farlo morire, è l'unica, perché lui ci deve dire l'antidoto di preciso. Guarda qui, sta andando pure su un senso. No, vediamo bene. Voglio vedere. Pezzo di fango e non sei altro. Dove non lo vedo più, eccolo. Pierce, ci sto dietro! Io giuro che ti faccio secco! Non ci penso due volte! Stai fermo! Sì! Cosa vuol dire essere veramente un matto? Io... Chiamate... Sei morto! Oddio, Pierce! 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 C'è una mega ferita! Maledetto! Chi è? Che risate! Che risate! Mi aspetteranno tante cose. Ah, io ti ammazzo! Siamo da te! Stai fermo! Ti ho detto! Smoking on booth and it's my week. I check this bitch like I'm Mari. Sorry bitch, I don't say sorry. Look at my company.